Valentina Ballatore aveva 26 anni. La sua vita si è fermata qui, in una mattina di fine ottobre, davanti alla chiesetta di Gerbola di Manta, due passi da Saluzzo. Un frontale violentissimo, con un autocarro che procedeva nella direzione opposta. Niente da fare, Valentina ha lasciato un marito e tre figli piccoli. Per la provincia di Cuneo l'ennesimo incidente mortale. In 10 anni un bollettino di guerra, quasi 1000 morti, 122 nel 2000, 72 nel 2008, già 51 nel 2009. Dati in calo, ma il tasso di mortalità in provincia rimane il più alto di tutta la regione. Come mai? Lo chiediamo a Raffaele Costa, ex presidente della provincia, oggi al vertice del Comitato di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale. Noi abbiamo 7 città che ospitano complessivamente 150.000 abitanti. Tutti gli altri abitano in paesi che sono lontani dai luoghi di lavoro, dai luoghi di divertimento, dai luoghi di sanità e devono viaggiare più che nelle altre province d'Italia. Pesa poi il comportamento alla guida, determinante in ogni incidente. I consigli sono sempre gli stessi, come spiega il comandante della Polizia Stradale di Cuneo, Franco Fabbri. Guidare un'attività impegnativa, quindi telefonare, cercare nella macchina, guardare in giro può essere sicuramente molto pericoloso. Quindi massima concentrazione alla guida ed essere in forma, non bere, non usare droghe, non avere sonno.